Amici di Cane Cazza, siamo arrivati alla sesta puntata, alla sesta giornata di campionato. Campionato che questa settimana cominciano ad essere degli scontri diretti, perché ormai il gruppo tra 10 e 8 punti si fa abbastanza numeroso, metà campionato è in 2 punti, per cui ogni settimana riserva degli scontri diretti che poi muovono leggermente la classifica. Nella mia opinione rimane il fatto che Sarezza e Pizzighettone sono le due squadre al momento più forti, anche se non manca comunque, nonostante il passo falso di Viadana, questo new entry per questo campionato, che poi avremo occasione e poi non vi svelo niente. E continua la cura Scaroni, 3 su 3 per ora, anche forse il calendario dà una mano al nuovo coach di Verona Nuova, fanalino di coda restano sempre NBB e Vimercate a 0 punti. Campionato per ora senza stacchi, senza corazzate, senza particolari sorprese o smentite. Una cosa che stanno avanti intorno ai quei 4 punti dove c'è più di 2/3 di campionato, per cui diciamo Continua un momento di continua. difficoltà di Romano, che è alla quarta sconfitta di fila, anche se era su un campo non facile come quello della Seriana. Poi Asola è da aggiungere anche loro a Pizzighettone e Cerezzo, perché ha vinto lo scontro al vertice con Lumezzane, quindi zitta zitta si è proiettata anche lei in testa alla classifica. Adesso è un gruppo formato da 3 squadre, quindi Pizzighettone, Cerezzo e Asola. E insomma, questo Viadana, con il quale parleremo poi col nostro ospite, 4 vittorie, 2 sconfitte, le 2 sconfitte è arrivata una di 1 punto e una di 2 punti, quindi cioè, magari ci sarà anche un po' di rammarico da parte loro, perché magari anche con un pizzico in più di fortuna sarebbero potute stare addirittura 6 su 6, quindi comunque un grande avvio il loro. E l'NBB, che ancora non trova la prima vittoria, ha perso di 1 in casa con Busnago. A volte è andata magari vicino a fare un colpaccio, comunque ha chiuso in maniera molto vicina alle sue avversarie, però ancora non riesce a muovere la classifica, così come ancora Vimercate. Però sappiamo che è un campionato dove le sorprese sono all'ordine del giorno, e già dalla prossima giornata ci sono tanti belli scontri diretti, quindi sempre tutto molto avvincente, quindi da continuare a seguire. Sì, infatti vedo quel Blu Robica Vimercate che già rappresenta una sfida per lasciare quello 0 punti in fondo alla classifica, ma anche comunque l'NBB che viene a Verona Però, Nuova. per dire, bastano 2 o 3 settimane per cambiare anche un po' la storia del Esatto. campionato, perché solo fino a 3 settimane fa, se fosse arrivato un Verona Nuova NBB, sarebbero state lo scontro fra le due squadre a 0 punti. Invece adesso Verona Nuova si trova a 2 punti dai playoff, avendo inanellato 3 vittorie consecutive, e l'NBB ancora a 0. Però, ripeto, basta una mini serie anche di 2, 3 o 4 vittorie per far sì che possa cambiare tutto. Quindi ancora c'è margine sia per rientrare che per cambiare i Per propri obiettivi, quindi continuiamo a seguire insomma questo bel campionato. cui diamo la linea al nuovo ospite, una new entry per la nostra trasmissione e un noi tu mi cano, arrivederci la settimana prossima. Dunque amici di Cane Cazza, stasera abbiamo con noi una new entry assoluta nel nostro campionato, Viadana. Ottima sorpresa di questo inizio del campionato, e abbiamo con noi addirittura non un po' di meno che il presidente Massimo Pizzetti. Buonasera a Buonasera, tutti. Buonasera, ciao ragazzi. signor Pizzetti. Voi. Allora, siete, diciamo così, l'abbiamo detto, magari per chi non vi conosceva bene o per chi non vi aveva ancora visto l'opera, magari potevate rappresentare una sorpresa, però chi vi ha visto, chi sa che giocatori avete nel roster, che squadra avete, insomma, non si è stupito per nulla di vedervi in posizioni molto importanti, e mi verrebbe da partire subito col botto, cioè 6 partite, 4 vittorie, 2 sconfitte, ma tra virgolette, diciamo addirittura potevano essere anche 6 su 6, perché le 2 sconfitte sono state una subita a Gorle di 1 punto dopo una rimonta subita, diciamo nell'ultimo quarto, aver preso
credo una trentina di punti dai padroni di casa, e una sabato sera contro San Sebastian, anche lì di 2 punti. Quindi insomma le sconfitte sono arrivate al photo finish, e magari soprattutto in particolare riferendoci all'ultimo match, cosa ci racconta di questa sfida? Diciamo che in entrambe le partite le abbiamo perse principalmente perché abbiamo giocato male. Abbiamo giocato male soprattutto in regia, e abbiamo avuto poco dalla panchina e dai cambi, e soprattutto con un po' di individualismo, lasciando quello che è la nostra caratteristica, che è comunque il gioco di squadra, al di là di quelle che possono essere poi ovviamente le individualità. Se potevano vincere tutte e due non avremmo rubato sicuramente niente, però credo che alla fine la sconfitta sia dovuta proprio al fatto che abbiamo giocato non come siamo abituati a giocare di solito. Ecco, quindi dice è mancato magari un po' il vostro gioco di squadra classico, vi siete affidati un po' troppo alle vostre individualità. Esatto, Ecco anche. perché noi come squadra, ormai la squadra si conosce molto bene perché non abbiamo fatto nessun tipo di cambiamento, un paio di inserimenti, ma la squadra è rimasta la stessa dell'anno scorso. Quindi diciamo che alcune rotazioni vengono molto facili per noi. In quelle due partite, non, merito sicuramente anche degli avversari, ci mancherebbe altro, però non sono venute come dovevano essere, non sono state gestite nello stesso modo rispetto a come abbiamo gestito nelle altre partite. Ecco, tra l'altro voi avete detto, abbiamo cercato di fare degli inserimenti, ma mi sembra anche perfetti, perché i meccanismi sembrano ancora oliati alla perfezione, e già dall'anno scorso, così magari facciamo in breve, però giustamente la vostra cronistoria, siete riusciti a essere protagonisti in un campionato che vedeva le Pavesi come grandi favorite, perché c'erano squadre come Lungavilla, come Vigevano, come Voghera, insomma, con grandi potenzialità sia dal punto di vista magari tecnico, ma anche come budget, cioè, insomma, tra di loro anche delle nobili decadute che volevano riemergere. Difatti poi arrivò la promozione anche per tutte loro tre, ma anche per voi, che insomma in un campionato che forse è stato il più difficile della Serie D negli ultimi anni, siete riusciti a fare un'ottima impresa, possiamo dire. Direi di sì, io di campionati di Serie D, Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo, ne ho visti diversi e alla fine quello dell'anno scorso secondo me è stato uno dei più alti come livello, ma anche perché non c'era una squadra a mazza campionato, ma c'erano tante squadre molto livellate. E infatti ero abbastanza convinto che mantenendo questa rosa avremmo potuto figurare abbastanza bene anche in un campionato di C regionale che ovviamente conosco un po' meno, anche perché comunque in questi anni sono cambiate diverse squadre e sono entrati giocatori nuovi, però ero abbastanza convinto che questo roster poteva far bene in questo campionato. A noi mancava un cambio un po' veloce sul play e quindi abbiamo inserito Cattellani, che è stato per noi un gradito ritorno, visto che comunque fa parte del nostro vivaio giovanile. E ci mancava qualcosina sotto le plance e abbiamo avuto la possibilità di avere con noi Steccanella, col fatto che è venuto a studiare a Parma, e questo è stato per noi un altro inserimento importante, che ha dato la possibilità di avere qualche rotazione in più e comunque diciamo, ha completato la squadra, quello che comunque poteva essere mancato un po' l'anno scorso. Ecco, una squadra che non presenta, diciamo, dei punti deboli, ma anzi ha dei punti di forza in alto, in alti mani, che è secondo nella graduatoria come classifica marcatori con quasi 21 punti di media, 20,83 per la precisione, e anche Andrea Grazzi che è settimo con 17,83. Insomma, loro sono un po' i vostri fiori all'occhiello, però come ha detto lei giustamente vi siete rinforzati con Steccanella. Avevate già Simeoni, insomma, è una squadra che può dire la sua fino alla fine, e appunto mi unisco per completare questo discorso. Vi siete dati un obiettivo ben preciso, lo coltiverete durante la stagione, da quando è uscita la formula, vedendo che state andando ai playoff, magari può nascere un po' da qua l'acquolina in bocca. Cosa si dice riguardo a questo? Allora, diciamo che l'obiettivo non è cambiato, noi siamo partiti con l'intenzione di salvarci e l'obiettivo deve rimanere questo, anche perché
La nostra squadra è composta da 12 giocatori, di cui 7 sono giocatori di Viadana, cresciuti nel vivaio di Viadana. Quindi questo campionato deve servire anche per poter dare spazio a quello che saranno comunque il futuro della nostra squadra. Mi riferisco a un Prati e a un Rossi, che sono due giovani nostri, un 94-95, che devono comunque trovare una certa continuità e un certo minutaggio. Quindi un campionato, diciamo, senza ambizioni di dover per forza arrivare ai playoff o comunque dover passare di categoria, permette sicuramente questa cosa. Mi riferisco poi al discorso di Altimani e Grazzi. Grazzi comunque è sicuramente una conferma, ha un passato glorioso, ha giocato comunque a Viadana in DMC l'anno dei playoff per andare in DNB, poi comunque Novellara, diversi campionati di alta categoria. Piadina. Altimani è un giocatore giovane come età, ma che comunque ha alle spalle già esperienze importanti, e quindi sono due conferme ovviamente della nostra squadra. Ecco, nelle prime 6 giornate, più eventualmente altre partite viste, che idea si è fatto poi di questo nuovo campionato che peraltro non conoscevate, come è messo prima, però che, beh, meno male adesso qualche idea in più ce l'hai, ecco. Beh, io direi che in questi anni la crisi ha portato giocatori importanti in categorie più basse, quindi in questi ultimi anni abbiamo visto comunque un alzarsi del livello di tutti i campionati, secondo me questa è la mia sensazione, quindi si trovano giocatori di categorie superiori che vengono a giocare in questi campionati e alzano sicuramente il livello. Le squadre che abbiamo incontrato, secondo me, sono tutte ottime squadre. E la classifica lo dimostra, e comunque nonostante appena iniziato il campionato siamo ancora tutti lì, no? Comunque 3 squadre prime con una partita persa tutte e tre, quindi comunque nessuno ha 0 sconfitte. L'altro gruppo importante con 2 sconfitte sole, quindi comunque un campionato sicuramente molto aperto e ben livellato. Credo che abbiamo fatto un torneo a Piadina con squadre di DNC, dove abbiamo comunque fatto una buona figura anche lì, quindi credo che sia un campionato livellato abbastanza verso l'alto, soprattutto nelle prime 5 o 6 della classe, sicuramente sono squadre livellate un po' più verso l'alto. Ha detto prima che era convinto comunque che potevate dire la vostra anche in questo campionato, e però forse neanche il più ottimista poteva immaginarsi una partenza del genere, perché subito la prima giornata avete battuto Pizzighettone, che forse può essere definita la favorita, diciamo, a questo punto, anche con gli infortuni che hanno colpito Lumezzane, che in teoria, almeno sulla carta, era l'altra candidata, miglior candidata, diciamo, a salire direttamente di categoria. Poi siete andati a vincere su un campo difficile come quello dell'XXL, vinto bene in casa con Vimercate. Avete, magari, possiamo dire così, buttato via la vittoria con Gorle nell'ultimo quarto, però per 30 minuti avevate dettato legge, perché avevate finito al 30° su più 12. Avete poi battuto un avversario quotato in casa come la Seriana, e ve la siete giocata fino alla fine su un campo come quello di Cremona con la Sanse Basket. Insomma, cioè, non avete pagato assolutamente dazio in questa categoria, ma anzi siete stati forse la vera protagonista fino a questo momento. Noi siamo molto tranquilli, molto sereni e, come piace dire a me, noi vogliamo bassi, consapevoli delle nostre forze. Abbiamo comunque un allenatore importante per la categoria, perché comunque è anche un allenatore che ha un trascorso di esperienze importanti a Novellara in campionati di categorie superiori, quindi tutto questo sicuramente aiuta. La vittoria con Pizzighettone è stata una vittoria molto importante, forse abbiamo trovato un Pizzighettone che era ancora un po' in fase di rodaggio, però prendiamoci i meriti di aver giocato una partita sicuramente all'altezza della situazione e di aver vinto meritatamente. Il campionato è lungo, non dobbiamo sicuramente accontentarci. Sì, non mi aspettavo sicuramente una partita come questa, devo essere onesto, però ero consapevole, lo ripeto, dei mezzi della squadra. Insomma, il quintetto nostro comunque è sicuramente un quintetto di categoria. Ecco, come ultima cosa da parte mia, volevo chiederle,
Asola ormai è qualche anno, riferendoci alle realtà mantovane, che sta disputando questo campionato. Eravamo abituati ormai da anni a vedere Bancole, e adesso conosciamo anche qualche realtà della serie D come Sustinese e Acquistello. Per quanto riguarda voi, come ha accolto, diciamo, Via Lana, il fatto di questa C regionale? C'è una buona risposta di pubblico, c'è entusiasmo, magari ancora sull'inerzia positiva costruita dall'anno scorso? Com'è un po' l'ambiente? L'ambiente, dal punto di vista del pubblico, Viadana ha sempre fatto mediamente le 250 persone a vedere le partite anche in Serie D, e questo sta più o meno continuando su questo andazzo. Noi siamo contenti, Viadana comunque, anche perché abbiamo un buon vivaio, abbiamo un settore giovanile comunque in continua crescita. Viviamo in una zona dove è la patria del rugby, per chi non lo sapesse, quindi riuscire a fare comunque sport agonistico a un buon livello è abbastanza difficile, trovare risorse diventa sempre più difficile, penso più o meno per tutti, quindi noi siamo sicuramente soddisfatti di quello che stiamo facendo. Iniziative ne abbiamo tante, abbiamo appena festeggiato i 50 anni con due tornei molto importanti, con squadre di Serie A e Viadana, quindi l'entusiasmo c'è. Quello che ci interessa a noi sinceramente è divertirci, stare bene insieme, riuscire a creare dei buoni gruppi e alla fine portare a casa qualche risultato positivo in una prima squadra che deve essere vista come un punto d'arrivo per i nostri giovani. Ok, io vedo Romano Sans, Busnavo Sarezzo, Pizzighettone Gorle, Lumezzane Seriana. Vedo un Viadana Grate. La giornata potrebbe, con tutte le virgolette possibili, riservarsi buone sorprese per Viadana. Fattore campo determinante e tanti scontri diretti là in cima. Per Sì. cui, da prendere con le pinze, perché dico comunque, alla partita di Agrate, noi c'eravamo la settimana scorsa, saranno ancora assenti due play. Però, nonostante questo, ha messo in difficoltà per la nuova fino alla fine. Per cui, una partita da non sottovalutare senz'altro. Però, l'approfittare della giornata con tutti gli scontri diretti potrebbe essere un'occasione ghiotta, ecco. No, ma noi a Gratte la conosciamo perché l'anno scorso l'abbiamo incontrata nei playoff. E quindi sappiamo che squadra è, per noi è una squadra molto ostica, l'abbiamo battuta l'anno scorso, cercheremo ovviamente di batterla ancora tra le mura amiche, però siamo consapevoli che nessuno viene per regalarti niente, quindi loro verranno a Viadana per cercare di fare risultato, anche se sono in un momento sicuramente un po' particolare, un po' strano, però proprio per questo chi c'è sa che deve dare sicuramente qualcosa in più. Esatto. Ok, noi la ringraziamo nel suo intervento, noi insomma siamo in contatto, avremo anche altre occasioni da risentirci, per cui la ringraziamo ancora e un arrivederci alla prossima. Ringrazio io voi del bellissimo lavoro che state facendo e complimenti ancora per tutto quello che fate per il basket, insomma io dico locale perché ormai per noi è diventato basket locale, cioè Brescia, Bergamo, Levanto e Sì. Cremona dove è così. Grazie Presidente, allora e in bocca al Grazie lupo per il resto del campionato. a voi. Crepi, a presto. Arrivederci. Grazie, salve.